Vai bandino, vai camioncino! Ma che tiro? Ma che tiro è? Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore. Ma no! Ma perché ci sei tu come premio? Dove sono i miei lingotti d'oro? E siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo... grandissimo! Mega galattimo! Mennico! Youtuberissimo! Lasciamolo perdere, anch'io me c'ero un po' fissato, lo ammetto, però poi col tempo io cresco. Pronostico te! Scusa se vi hanno su una stanchetta. Napoli! E siamo qui ragazzi per pronosticare Lazio-Napoli, partita al vertice per il nostro campionato Facche. Vediamo infatti che la Lazio è a 55 punti, a soli 2 punti dal Napoli. In caso di sconfitta torniamo in zona UEFA. Infatti ci potesse arrivare pure il Torino, ci potrebbe arrivare, quindi stiamoci attenti. La Juventus è tornata a pari punti con Napoli a primeggiare nei primi 3 posti insieme all'Udinese. La Juventus ha vinto 1-0 ma ha giocato veramente de merda. Va bene, andiamo alla partita. Come al solito ragazzi, salutiamo tutti coloro che hanno indovinato il pronostico scorso, quello Napoli-Juventus. Hai indovinato pure tu. Hai indovinato pure? Sì, 1-1. È vero, perché io mo stavo pensando alla partita di Cacca Italia. Invece era la partita di campionato, che era 1-1. L'ho indovinato pure io, quindi mi saluto pure io. Ciao, Salvatore. You can't see me. Così. Va bene. Quindi siamo con la nostra formazione che vede Reina in porta, Isai, Albiolo, Koulibaly, Ngula, Mallan, Jorginho, Amsic, Caglion, Insigne e Mertens. Chi era? Wow, questo è politico. Questo è proprio Mertens qua, Mertens là, Mertens giù, Mertens su. Non sono ancora abituato e mi viene l'ansia e inizio a sudare acido. Inizio un odore di costine alla griglia che non vi dico. Continuate ragazzi quindi a pronosticare anche voi. Commentate sotto questo video con il vostro pronostico e potreste essere salutati nel prossimo video. No video, video. Come fa male? Melodicamente style. Va bene. Quindi andiamo a pronosticare la partita. Stadio Olimpico, 9 aprile 2017. Non lo so se ragazzi sia esatta, ma questo è campionato fake, quindi è fake. Arbitro Gustavo Apollonia. Esperto 4 minuti, Sereno. Ecco, sta pure Serena. Ciao Serena. Mi faticavo con me quando lavoravo in italiano. Ora sono passato alla concorrenza Starbucks. Rigori bronzo, quelli che tira Higuain, che li sa per tirare. Va bene. Come al solito ragazzi, durante questo video vi invitiamo ad evitare di fare guerre calcistiche, perché noi tifiamo Napoli e questo è vero. Anzi, come diceva la pubblicità dell'Oliveto, noi tifiamo Napoli, che? Questo è vero. Ma come al solito cerchiamo di portare rispetto per tutte le squadre, perché il calcio ragazzi è uno sport che dovrebbe unire zebre. Sono eccitato. Si rubano il pallone i giocatori della Juve. Ah no, scusa, quello è l'arbitro. Udinese al primo, questa l'abbiamo vista già, ragazzi. Questo non dovevo dirlo. Pareggio interno. È bello quella telecronica. Pareggio interno contro la Juventus. C'è proprio chi là. Fumate. I giocatori si mettono in fila per l'inno nazionale. Quello della Roma, quella Madonna mia, mamma c'è il laziale, si chiama da Lazio Roma. Quello della Lazio, tanto per sognare, tanto per cantare. E invece quello del Napoli, vai vita, vai vita mia. Che è una cosa meravigliosa. È vero, sì, bellissima. Vediamo la formazione del Lazio, della Lazio. Marchetti, Basta, Bastos, De Vrij, wow, proprio una coppia di difesa. De Vrij, Radu, Biglia, Lulic, Parolo, Blade Diao, Dordevic e Felipe Anderson. Chi Dordevic, che lì mi vuole sapere come si legge così. Va bene, Sarri sempre azzellato, molto ringiovanito.
Ma qualche giocatore della Lazio va sotto la curva e dice coppa tua verso presidente. Dice, ma noi non hai mai giocato nel Napoli. Vabbè, diamo la coppa a qualcuno. Un Edved! È tornato! Giocavo proprio nella Lazio! 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 Non ero scordato, mi ero dimenticato di farlo. Lazio! Si gustava il Pollonio questo, infatti è un grande fan del KFC quell'arbitro. Giorgevic! Giorgevic si chiama! Giorgio! Giorgio! Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con tre. Attenzione a Blade Giao. Giorgevic o frate Giorgevic. Oh! Rigore per la Juve. È veramente una delle più basse critiche che tu potevi fare. Calcio di punizione. Ah, no, calcio di punizione per me. Ok, si batte. Raul Albiol, vediamo che va dalla palla sulla fascia. Attenzione Allan. Ancora sulla fascia verso come Fort Stumertens. Vai Caglion, attenzione ragazzi, la Lazio con una difesa proprio... No, troppo facile, che è successo qua ragazzi? Ti sei drogato. Cosa è successo? Non ci credo nemmeno io, ho segnato dopo 6 minuti e 20. È gol, è stato questo. E non una gente, non mi capito niente, non me l'aspettavo di segnare così facile. Parola. Ragazzi, ho segnato, esattanza tra 3, 2, 1, GOO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 O
Bene, Napoli 1, Lazio 0, a soli 6 minuti, sì, ragazzi, pure Sarri dice, ma che è successo? Che è successo? Diamo la colpa al presidente! È troppo forte, se abbiamo segnato! Allan segna al minuto 6 e 20 secondi, proprio ci ha messo proprio una sputazzazza. Gleip! Oh! E si riparte, ragazzi, con il Napoli in vantaggio subito dall'inizio. La Lazio ha fatto un po' gagare. Ne sarà felice Gabomen. Ragazzi, io tifo Roma. Io cerco di essere sempre il più obiettivo possibile. Attenzione, Giorginio, o frate scema, ma l'ordine a Giorgevic. Noi teniamo a Giorginio. Attenzione. L'ordine pure a Ciro Immobile. Oh, per poco non faceva il secondo. Sia a Giorgio che a Ciro. Grande. Attenzione, Jujic. No, che sto dicendo? Cioè, batte Gulam il calcio d'angolo. Con la testa! 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 Con la pasta! Grande! Con la testa! Con la testa! Con la testa! Con la testa! Con la pasta! Grande! Brioche segna per il Napoli, si siede là sopra, dice, ragazzi, ve ne potete pure andare, il film ve lo siete visto e il spettacolo l'abbiamo fatto, ve ne potete pure andare. E intanto i tifosi della Lazio sconfortati, ma non era meglio che oggi ce l'andavamo a vedere, che so, un film, che danno, Fast and Furious. Ragazzi, ci dispiace, Marchetti non ha visto proprio niente, ha acchiappato le mosche. Il fotografo che ha fotografato il culo di Albiol, così, ma non si so, perché? Perché? Why? Raul Abrioche segna il secondo gol di questa partita. E non abbiamo fatto Auriemma, e quest'oggi non lo farò, perché l'ultima volta appena ho fatto Auriemma segnerai. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Attenzione, mare chiaro verso Giorginio, un frate scema. Tutti insieme in coro. Sei fortunato che hai. Waiu, io che caie, ho non ho buttato in terra, un bravo guaglion. Attenzione a Ljulic, intanto disimpegna l'oro che aveva impegnato per comprare il patto di Napoleone. Insigne, vai, com'è forte stu Mertens, non c'è zecca con Insigne. Basta! E basta, questo è tre rigori per la Juve con questo fallo, per forza. Cattri giallo. Che ha visto biondo, cioè, e te, con i due capelli, se ti chiamavi non Weasley era rosso. Guarda là, guarda, cioè proprio diceva la ghigliottina, sta mossa in dove che si chiama ghigliottina e foot. Cioè non è una parolaccia, si chiama ghigliottina su piede, come si cambia la, non potrò mai segnare da qua secondo te.
Mettiamola in mezzo, allora, vai. Vai in sogna! Vai in sogna! Colpo di fetta! Un altro! Ancora! All'anima! 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 E anche Oli e Benji. Là, sui monti Wanderson, dove segna sempre in più. Occhio, si faccio il canzone per le parodie pure in diretta, ragazzi. Che stanno facendo? I zezzi? Fanno i zuzzusi? Pocco! Attenzione, Giorginio, frate scema. Il Ronaldinho vede Insigne sulla fascia. Come è forte su scugnizz. Giorginio ancora. Ma fa la canzone Giorginio. Amsic a giro. A giro. Gira, gira, gira. Gira tutto il mondo e Amsic segna. Vi fa un mazzo tanto. Non vi riprendete più, perché Amsic spacca pure a bandiera quando va a gioca. Negli incontri e nelle battaglie vince tanti medaglie con il Napoli. Mamma mia, guardate la... Qua Maradona ha detto: oh, questo sembra un tiro alla me. Cioè proprio così, da PES l'ha detto. Però poi l'ha stato denunciato PES, pure FIFA. Denunciamo pure FIFA, denunciamo pure a Bullino. Ma che cazzo stai a dire? Non c'è niente, però volevo fare sta. Attenzione, Bastos. Basta. Intanto Napoli 3 Lazio Zevo. Jujic, attenzione a Jujic. Ngulam, attenzione Ngulam, sempre attenzione Ngulam. Insigne a rientrare. Mamma mia ragazzi, quest'oggi Marchetti la prende, almeno questa volta ce la fa, si incazza pure. 2-3 gol, Marchetti. Secondo me è un Marchetti pezzotto, una Marchetti pezzotto. Ancora Koulibaly! Stava per dire Bu compra. La nuova canzone di Bello Figo Koulibaly. Compra. Io faccio Bu compra, in caso vuoi comprare. Io faccio Bu compra. E finisce così il primo tempo. Napoli 3, solo nel primo tempo. Lazio 0. Mamma mia. Let me go. Vabbè, facciamo qualche sostituzione. Facciamo entrare Ausili, Nischio, Passi, Giorginio. Poi facciamo entrare Rog. Non c'è Rog. Purtroppo nemmeno Arkadiusz Milik ti sei portato. Perché sei fortunato per 3 mesi. Ah, è vero. Facciamo entrare Diwarra. Diwarra o team l'attacca. No, basta così. Stipiamocela l'ultima sostituzione. E intanto entra. Questo è Camioncino. Sono troppo e sacco dietro al camioncino. Non lo posso dire quello che dice il me. No, corco cane, c'è un camioncino. Oggi sono in vena di YouTubers. Eccolo qua, attenzione. Oh, ma pure tutti sti falli stanno facendo. Georgievic, stai vista Ciro Immobile. È ammonito Georgievic. Tra poco va a fare compagnia a Ciro Immobile, che si è infortunato. Attenzione Albiol verso Ngulam. Diwarra, Diwaka fa una finta e va a segnare. Ha tirato senza la palla. Ha pallato senza la tira. Aia. Madonna mia. Ha già trovato il nome di Diwarra. Comunque si chiama Camioncino. Ciamoncine, eccolo qua. C'è Diwarra con la panda, il pandino. Vai pandino, vai Camioncino. Ma che tiro? Ma che tiro è? Era corco cane. Ti guarda, ti è venuta la diarrea. Per questa ha fatto che l'utile là. Maranna, ma se ci dimmi di agiare, bello buono. Sono ghiacciato. Una giasazza. Si è fortunato pure la biglia, si è spaccata la biglia. Attenzione, José Callejon, José Maria Callejon. Ancora lui, attenzione. È morto, è che già infortunato Callejon. Meno male che non ho fatto quella terza sostituzione. Avrei dovuto toglierlo prima. Attenzione! Oh, di Diao! Come chi si chiama? È una bestemmia quel giocatore.
Vai, vai Mertens, come è forte stu Mertens. Pure infortunato che gli con segni. Vuovre. Non vuovre. Vabbè, ah, un flipper stai facendo con gli vabbè, ah. Il pinball, come dice Giannanni, pinball. No, tanto questa parola vi piace. Dry Mertens, dry, è proprio asciutto. Dries Mertens, attenzione, vai a José María Callejón. E non coglio pallone. Ma è proprio uno scarzone. E ci hanno dedicato pure la canzone. E intanto entra Toncara. E esce Djordjevic, almeno chi si Toncara un gol. Magari. E chi se ne ad unire? Tutto. Io non pago affitto. Non pago affitto e... Allora, un camioncino. Bello figo. E chi si viene ad unire famoso un compagno dubitale? Chi è? Quello del pollo. Carlo Conti. Carlo Conti. è traso di Lukaku. Una volta ogni tanto quando lo vedo Lukaku. Poi non Lukaku più. È un giocatore che viene cacato un poco su, cioè solo poche volte. Camioncino! Boia. Chi si è fermato? Avevo pigliato la palla, chi te è vivo? Insigne Master Race. Insigne Master Race, insigne Master Merda. Cioè proprio... Attenzione, Morrison. Jim Morrison è morto. Sinceramente no. Resuscitato per giocare nella Lazio. Ma è meglio che si metteva su nel canzone. Attenzione, attenzione al camioncino. E tu che gli ha buttato il camion. Corco cane. Non ha segnato. Vabbè che l'ha presa Marchetti. Però un poco meglio potevi fare lui. Attenzione Insigne, la mette in mezzo. Con la testa Koulibaly sul pisello. Non l'ha presa. Kajonic. Ma sta giocando pure. Ma sto giocando pure io oggi. Guarda Koulibaly si è proprio spostato. Ah, stava in fuori gioco, perciò. Può darsi che pure quello di prima si era scansato perché stava in fuori gioco. Boh. Tenne nessuna intelligenza in da FIFA. Capiscono quando stanno in fuori gioco. Attenzione a Poncek. Felipe Anderson. Attenzione, sempre lui. Verso Lukaku. E mo mi cacavu. Meno male. Calcio d'angolo. 3 minuti di recupero. Napoli 3. Lazio 0. Partita iniziata con il Napoli che dominava. Non c'è più nessuno in difesa. Vai, vai, che è finita. Vai, è finita. Fischia, arbitro, fischia. Siamo 3-0. Ha fatto gol. Ma no. Vediamoci. Però, guarda, se la lasciava andare, forse andava dentro. Mezza squadra in fuori gioco. No, ya, se era la Juve. No, lo sapevo che lo dicevi. No, mica il fuori gioco. Tu sei anti-juventino. Sei un anti-juventino e si vede. Ma se vede che tu non mi conosci, mio caro, vatti a guardare tutti i video che ho fatto. Ok, ragazzi, è finita. Napoli 3. Lazio 0. Dice, oh, Mazzarri. Ma non ha le 9 in Inghilterra. Comunque il Napoli porta a casa questa vittoria per 3-0 con Allan, Albiol e il capitano Marchiam, sì. E quindi il Napoli si porta a più punti di distanza dalla Lazio che seguiva scappatamente. Cosa ho detto? Ho fatto super cazzo. Va bene ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel... mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook di Chiamendola Brother. Siamo anche in, trovate il link in descrizione. Se siamo noi in descrizione, immaginate. Così in descrizione. Comunque la prossima partita, se vinciamo, siamo di nuovo primi. Trovate il link in descrizione. Siamo anche su Telegram, Instagram, Zizzagram, no, quello no. Kitebivagram, su Snapchat. No, su Snapchat dobbiamo rimediare. Dobbiamo rimediare. Siamo comunque un po' su tutti i social, quindi seguiteci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte di Camioncine e Camioncine, Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, bye-bye!